Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove mi verrà un crampo alla mano. Allora, benvenuti nel nostro nuovo format dove inizieremo a farne un po' si strani. Sì, se avete visto il primo video. Se sempre se sarà uscito. Comunque, li faremo tutti un po' si strani e speriamo il prossimo di poterlo fare In un in un luogo luogo non. opportuno. Scusami, amore. Ah, Opportuno. sì, in un luogo opportuno dove non moriamo di freddo. Perché allora, ovviamente a Torino, per chi non lo sapesse, fa ancora freddo. Benvenuti in questo nuovo format. Se non avete visto di cosa stiamo per parlare, vi lascio il link Da sopra. qualche parte. Nelle i famose. È un nuovo format dove, amore, recensiamo. Non Sì. parlerà appunto di ristoranti che noi andiamo a mangiare. Non solo ristoranti, fast food, bar, posti a caso. Cioè, no, posti a caso, Vabbè, sono posti dove si può dove si mangiare. può mangiare? Ci avete votato voi, ho fatto un sondaggio su Instagram dove sceglievate o Hokkaido Hokkaido o oppure sushi dozu. Dozu. Ovviamente avete scelto prima Hokkaido, quindi nel suo canale uscirà Hokkaido, perché diciamo che a lui piaceva Hokkaido. Io preferivo invece Sushi Sushi Dozu, dozu. quindi io recensirò, cioè recensiremo insieme, Insieme, ovviamente, nel mio vabbè. canale. Sushi Dozu. Sudozu. Dozu. Beh, Dozu. comunque si Dozu. pronunci. Vi lasciamo sotto nel link chi volesse andarci a mangiare. Torino si trova in Corso Reuberto. Per Umberto. Allora, cosa andremo a, diciamo, dare un voto? Andremo a dare un voto a il designer, quindi l'estetica del locale. Il Poi, cibo, ovviamente. il prezzo e la qualità, Quindi il rapporto qualità-prezzo. E anche il il servizio. Nel mio servizio, caso recensirò anche un voto per il pure i gabinetto. bagni. Sì, perché come ho detto anche nell'altro video, io recensisco anche i bagni, perché per me il bagno è importante in un locale. Per alcune persone è importante, per me sì, è importante il bagno, perché ci vado a fare pipì. Giusto. Allora, partiamo col presupposto che noi siamo stati quante ore da Sushi Dozu? Non lo dico. Siamo state parecchie ore, allora. Allora, ci teniamo a precisare che siamo andati grazie a Groupon, che non ci paga. Non ci dà niente. Secondo me, 3 ore e mezza. amore. Siamo stati 3 o 4 ore e mezza, forse anche un po' di più. Sì, anche. Sì. Vabbè, comunque, lascio Però. i dettagli a parte, allora. Siamo riusciti ad andarci perché allora abbiamo trovato un coupon su Groupon che non sponsorizziamo, non No, ci non pagano né sponsorizziamo niente, semplicemente vi niente. avvisiamo che ci sono dei coupon su Groupon che potete utilizzare per mangiare nei ristoranti e non dare un rene in cambio. Allora, partiamo Partiamo da con. dall'estetica. Dall'estetica. Parti tu, nel tuo video inizi tu. Parto io, giusto? Parto io. Allora, l'estetica, fammi ricordare com'era. Allora. Anch'io sto facendo fatica a ricordarlo. Allora, no, io sì, Però vabbè, dai. sì. Allora, Ah sì, ho l'estetica è capito, lo scordo. bellissima, secondo me, è Sì, veramente è molto bella. bello. Elegante. Perché è veramente elegante, è molto bello. Infatti mi sembrava una rimbambita come ero vestita, però è veramente bello. Ha delle poltrone, non assolutamente le sedie, ha tutte le poltrone, divanetti neri, in pelle, sono molto fighi. L'unica forse cosa un po' peccò, un po' è, sono i tavoli molto ravvicinati. C'è tipo Sì, quello sì. una tipa cercando di Stava uscire per spaccando il. fumare. Ci ha urtato il tavolo, stava per spaccare le Mi ha cose preso sul tavolo. Una il cosa appunto che ho apprezzato tantissimo era la salsa di soia dentro una specie di bottiglietta. Non è proprio una bottiglietta, è tipo una cosa in ceramica. Fantastica, ed era diversa dalle altre salse. E un'altra cosa appunto, come diceva il mio ragazzo, per spoilerare, era che mettono diciamo, il wasabi proprio a palla. Cioè, cos'era una proprio? pallina. Una pallina di wasabi e lo zenzero in contenitore sempre di ceramica. Un tipo passante che ci guarda molto ambiguamente. Poi, una cosa appunto molto figa, che tu concordi, come è il menù. Che è Sì, ti tutto mette tutte le foto, il. Sì! tutto Noi quanto. siamo rimasti allibiti da come su menù ogni cosa ha un'immagine, ma proprio le foto sono bellissime, sono anche quelle veramente Belle. vere, perché le abbiamo anche verificate. E poi, tra l'altro, una cosa molto figa, che secondo me è un pregio e un difetto perché non deve essere abusato, è come si ordina. Altre cose, le bacchette sono molto fighe, ovviamente quando Sono finiscono, sì, sono di plastica. sono di plastica. Che sono riutilizzabili, tranne quando finiscono, che nei grandi gruppi, diciamo, di persone ti danno quelle di legno. Ovviamente perché penso che le abbiano finite. Beh, Sì. ci Devo dire che sono. però è molto bello il designer. Cioè, poi io ho bevuto il tè nella teiera, molto figo. Che non pesava mezzo quintale come invece in Hokkaido, che pesava molto molto di più. Quindi diciamo che come voto io gli do un 9. Perché mi è piaciuto molto. E il bagno era bello. Ce n'era solo uno per uomini e donne, però. Come design, dal mio punto di vista, 8 e mezzo, che è molto bello. Potrebbero fare dei tavoli molto più grandi. Io per il bagno a parte do un 8. Non è favoloso, però Io diciamo che l'hanno abbozzato bene. in questi video non darò mai il voto al bagno. Io sì, ho avuto bagno. Sì. Il servizio Partiamo sempre dall'idea del cartoncino. Allora, ci è andato un del foglio foglio. con una penna. Allora, non si usa assolutamente ordinare.
a voce, se ordina per iscritto. E questo è il dilemma, questo è il problema anche. Allora, secondo me è un pregio e un difetto, perché da una parte noi ci siamo divertiti abbastanza a scrivere i codici, proprio bisogna scrivere in una colonna i codici di quello che vogliamo. Il codice, poi la quantità. Esattamente. E poi dietro le bevande, perché c'è una cosa a parte, devi crocettare le bevande, è sempre la quantità. Poi loro prendono l'ordine, te lo sbarrano e ti arriverà l'ordine. Finché non ti arrivano tutte le portate, non puoi riordinare altro. Magari. E devo dire che... Allora, su questa cosa del menu che tu sei... Allora, è pratico, ma dovete avere consapevolezza. Dovete molto avere consapevolezza, perché c'erano tante persone che hanno lasciato veramente lì e hanno speso quattro volte di più. Ah, ecco, una cosa che precisiamo. Questo ristorante, Sushidozu, è una cosa molto buona, non ha gli stessi rischi. No, puoi mangiare quello che voi potete ordinare quante volte volete un piatto, ovvero in molti ristoranti i sashimi lo bloccano. Okay. Non è, quello secondo me è una cosa molto buona. Però ripeto, ci vuole consapevolezza di quello che, acquistate, sì, di quello che prenotate. Perché ho visto una coppia che era vicino a noi, che gli è arrivata una marea di roba, ha portato indietro tantissima, non se ne erano resi conto, perché ovviamente ordinando hanno avuto l'errore che chissà quantità di roba hanno ordinato. Avevano ordinato 7 roll. Noi, ad esempio, noi avevamo fatto la cosa buona di scrivere che cosa erano. Abbiamo solo fatto l'errore di non capire bene che cosa abbiamo ordinato nella barca. Pensavamo fosse un sushi. Sì, perché... Pensavamo fosse una cosa piccolina, sai, con sashimi, sushi misto. Perché avevo vista questa coppia. Esatto. E ho detto, ma sì, dai, abbiamo sbagliato fare il codice, praticamente. Abbiamo preso un vascello gigante. E invece siamo arrivati proprio all'orlo. Diciamo. Sì, veramente. Gente che mi manda i messaggi su Instagram, ma lasciami in pace. Comunque no, diciamo che è anche buono, però la cosa buona sono gli asterischi, perché noi di solito i sashimi non possiamo prenderlo più di una volta. Infatti. Però qua ci siamo riempiti di sashimi di tartare, quella tartare è stupenda. Il salmone, se dovete provarlo, provatelo lì. È veramente stupendo. Poi io vi farò vedere i gunkan, hanno dei colori meravigliosi. E siamo riusciti finalmente a mangiare un roll. Che si chiamava Sushi Rainbow. Sì. Quindi veramente era fantastico. Sì, dovevamo fare il servizio, qua stiamo parlando un po' di tutto. Sì, vabbè. Servizio, visto che sento che allora i camerieri sono stati veloci. Sì. Ci hanno portato tutto, fortunatamente non ci hanno portato gli adamame, perché eravamo pieni. Sì. Quindi grazie a non averci portato gli adamame, se quello avevano capito. Per servizio, a parte il fatto che noi eravamo messi un po' nell'angolino e dovevamo tipo fare così, urlare. Io devo dire che gli darei forse un 8/9. Forse perché bisogna abituarsi al fatto di scrivere. Quello anche. No, ma comunque, allora. Servizio. Il servizio, dal mio punto di vista, è su 7.5. Non perché perché devi essere capace a quello che il tuo stomaco può tenere allora, conto infatti, di quello che mangi. Un pensiero che vi diamo entrambi. Quando dovete ordinare meno di quello che pensate di mangiare. Dovete ordinare il 30% di quello che dovreste mangiare. Meno del 30%, allora. Voi pensate a quello che dovete ordinare, togliete già delle cose di partenza, perché il vostro stomaco sta mangiando con gli occhi in questo momento. Il cibo. L'ho già spoilerato prima. Bello colorato. Vi metterò delle immagini qua in mezzo a noi. Colori stupendi dei gunkan. Ci ho provato i gunkan perché sono fantastici. Bello colorato. Veramente. Hanno fatto dei gunkan. Tanto male, devo fare capolinea, tranquillo. Al gunkan sono fantastici proprio. Poi il salmone. Abbiamo ordinato chili e chili di salmone. È buonissimo. E poi la cosa buona è che io ho scritto nel fogliettino no tabasco e non me l'hanno messo. Bene, questo è un grande punto. No, però se andate lì vedrete così tanti colori, ma tanti, veramente, che come Sushi Rainbow. Sushi Rainbow che non me lo metterò qua se riesco. Ma poi ha proprio le cose, hanno le specialità del giorno, specialità dei nigiri. Poi mettono tutti gli ordini insieme, che è una cosa molto buona. Questo vale sia per il fatto di mangiare, sia per il fatto del servizio. Loro non vi portano piattini microscopici con due nigiri, fanno tutto un ordine unico, ve lo portano. Che secondo me è meglio, perché alla fine tu ti mangi quello che vuoi. Noi abbiamo provato anche una cosa fantastica che fanno solo lì, appunto, da Sushidozu, che sono dei fiori di zucca in pastella con dentro la tartare di gambero rosso. Fantastico. L'unica cosa che non mi è piaciuta, devo dire solo, erano i nigiri con il gambero crudo. Avevano troppo di porto, troppo di pesce. Però il salmone veramente, cioè, tipo, era spesso così, era una sashimi di... L'avrò preso forse 7 volte. Ah, sì. Vabbè, l'ho preso tante volte. Anche la tartare. E che voto gli dai? 9.5. Non gli do il 10 perché, solo perché mi è piaciuto per il nigiri. Io gli do 9. No, comunque è veramente buono, dovete provarlo. Per adesso forse è uno dei migliori. Come, diciamo, a parte il in Hokkaido che
all'ultimo dell'anno hanno fatto Sì, il crudo di crostaceo che mi è rimasto nel quello cuore. Però c'è sempre di meglio, ovviamente noi per adesso possiamo votare solo per quello che abbiamo mangiato. infatti Poi, rapporto qualità-prezzo. normalmente costa un po' Allora, normalmente costa non so se abbastanza lo sceglierei, devo lavorare o dovrei avere dei soldi. Con perché Groupon è supera. Allora, con Groupon è fattibile. fattibile, perché noi abbiamo No, ma pagato comunque. Allora, se dovete andare così, per... Costa un pochettino. costa un po'. Allora, senza Groupon diciamo che il rapporto qualità-prezzo si aggira intorno a un 7. Cioè, come 7, voto, sì, un 7. 7. Un 7, cioè, non è carissimo, è abbordabile, cioè nel senso va bene, però uno molto tanto, perché secondo me è abbastanza Un po' caruccio. Però caruccio. comunque vale, Però nel senso se dobbiamo fare vale un molto. rapporto qualità-prezzo, pagate per Sì, un no, servizio infatti. buono. Già il fatto che non ci sia l'asterisco Ah, merita. sì, quello sì. Se siete poveri come noi, purtroppo non possiamo dare un voto più alto. Non possiamo dare più Con alto. Groupon io direi 8,5. Se trovate Groupon 8,5. 8. Con gruppo no, 8. Direi 8,5 perché veramente il fatto degli asterischi mi piace un botto. Posso mangiare quante volte voglio il pesce crudo? E voto complessivo? 8,5. Anch'io, dai. 8,5 anch'io, perché alla fine dei conti e è mezzo. È un buon un buon ristorante. ristorante, ha delle cose Buone. buone, Devo solo farci la mano forse per il ha questa coso. inventiva del Che è foglio veramente che figo. Allora, un una volta studiato il po' menù cattivello fantastico. anche. Una volta che ci studiamo bene il menù e impariamo che il E nostro non cervello non le ordinare la barca. barche, è fattibile. È veramente O ti buono. ordini solo la barca. Esattamente. Se imparate a ordinare bene e usate Con Groupon, è dedizione fantastico. è Penso che fantastico. sia veramente uno dei ristoranti migliori. E Ecco, quindi questa parte è il mio modo per il gabinetto, che potevo migliorarlo perché puzza un po' di fritto. E hanno neanche le patatine fritte nel menù, che non è da tutti, hanno tipo 4 pagine sui gamberoni. Solo per questo io gli darei un 9, solo per questo. Però devo migliorare i nigiri. I nigiri col pesce crudo non erano fantastici. Cioè erano buoni, però da Hokkaido, pesce crudo in generale, i crostacei crudi erano fantastici. l'hashtag di oggi. Hashtag anguilla. Ok, hashtag anguilla e il pesce crudo lì non è buono. La parola, perché mettiamo un hashtag e una parola chiave, Ok. ho detto nella live. La parola chiave è pesce crudo Pesce crudo. e l'hashtag è invece Anguilla. anguilla. Quindi scrivete chi ha visto questo video fino alla fine, hashtag anguilla, pesce crudo, se vi piace o non vi piace, ma solo a pesce crudo. Noi vi salutiamo e ci vediamo Salutiamo. in un prossimo video dove recensiremo. La prossima Fatto. volta, se non sbaglio, faremo un Ecco. sondaggio Sì. su Ichi. Ichi Ico, e sempre Ico. nipponico, tranquilli, non Nipponico. facciamo solo quelli. Faremo anche Sì, poi ne pizzerie, faremo Burger altre, King, ovvio. fast food, e E varie altre cose, cose. altre cose varie. Consigliateci nei commenti dei ristoranti, noi vi diremo se li abbiamo già provati e se possiamo recensirti. Comunque, ci vediamo appunto nel prossimo video. Ciao. Diteci se questo format vi piace, anche Ciao. se lo facciamo in posti strani. Però va bene. Hashtag posti strani. Nato hashtag. Qui arriva questo hashtag, vince la sponsorizzazione, mi Ecco. raccomando, eh. Perché lo sapete, l'ho spiegato nella live, magari nessuno lo saprà, vabbè. Un saluto a tutti, noi andiamo a Ciao ciao. morire di freddo alla fermata del pullman. Questa è la fermata del pullman, qui tanto nessuno capirà mai la mia Ah via. sì? Ah, tanto non è casa Ciao ciao. mia. Iscrivetevi al suo canale, se no vi bicchio. No, scherzo, scherzo. Non vi rispondo più in direct, se non vi iscrivete al suo canale. E lo farò apparire nella i magica qua Grazie. sopra, qua dove non mi ricordo dove cacchio apparirà. C'è anche nella mia descrizione scritto canale amore, lui è il mio ragazzo. C'è qualcosa che sta volando. Lui è il mio amore, quindi... Iscrivetevi al suo canale. Ciao a tutti!